Il credito, gli strumenti a disposizione delle micro e piccole imprese e il sostegno che possono dare le associazioni di categoria e le istituzioni. Sono stati questi gli argomenti al centro del convegno organizzato da Confartigianato Imprese di Ancone e Pesaro Urbino nell'ambito della campagna di incontro e di confronto con il territorio che sta avvicinando l'associazione al suo 16° congresso. C'è un mondo che sta cambiando, non sta cambiando solo come modo di dire, sta cambiando veramente in maniera molto radicale. Il mondo del credito, il tema del credito che vogliamo toccare stasera è uno dei punti deboli di questo tessuto imprenditoriale, appunto di fatto di microimpresa e artigianato, e noi questa sera vogliamo toccare questo tema con degli attori del territorio importanti, quindi ci sono banche importanti, c'è il nostro Confidiunico che interviene questa sera. C'è tutto il tema del PNRR su cui le piccole imprese rischiano di essere tagliate fuori. Ecco, questo è il tema con cui questa sera ci vogliamo confrontare per poter poi tirare delle conclusioni e cercare di dare delle dritte, dare delle possibilità appunto al nostro sistema imprenditoriale per poter appunto investire in maniera adeguata e avere i giusti incentivi per quanto riguarda appunto gli investimenti che andrà a fare e poter essere finanziati. Con i nostri uffici che si occupano di credito e bandi, ha poi spiegato il segretario Marco Pierpaoli, diamo assistenza e supporto a centinaia di imprenditori. Le imprese vengono da anni difficili segnati dalla pandemia, è seguito l'aumento esponenziale dei prezzi energetici e delle materie prime e ora, ha ricordato il segretario, ad aggravare la situazione è il conflitto russo-ucraino. Il problema del credito si fa dunque ancora più pressante. A sottolinearlo anche il vicepresidente della regione Mirko Carloni, che ha parlato del rischio, ormai evidente, dell'innalzamento dei tassi e della recessione economica. Vedo che la difficoltà di rilascio del credito degli impieghi sta aumentando e sta aumentando anche perché le regole europee stanno ancora di più chiedendo alle banche di avere un atteggiamento ancora più severo rispetto alle garanzie e ai prestiti. Questo secondo me è profondamente sbagliato ed è in controtendenza a quanto in questo momento invece ci sarebbe bisogno. Si valuta secondo me male un territorio come il nostro, dove è fatto di microimpresa e dove la simmetria informativa tra l'imprenditore e l'intermediario finanziario una volta era gestito con la conoscenza del territorio. Mi pare che sempre di meno le banche interessi la conoscenza delle imprese e delle persone che stanno dietro all'impresa e sempre di più c'è una valutazione rigida e molto spesso legata soltanto alle garanzie che dà lo Stato su quei crediti. Questo secondo me irrigidisce troppo il circolante nella nostra regione e sinceramente sono molto preoccupato per questo.